In Campania, secondo i dati resi noti dall'unità di crisi regionale, sono 6 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore a fronte di 276 tamponi processati. Quindi il totale dei positivi nella nostra regione raggiunge la cifra di 4.833 a fronte di 312.536 tamponi eseguiti. Nella giornata di ieri 4 i guariti e nessun decesso. Nelle ultime ore diversi sindaci però hanno lanciato l'allarme su troppe presenze turistiche e pochi controlli. L'ultimo appello in ordine di tempo arriva da Capri, il weekend particolarmente affollato di turisti, con la piazzetta e le stradine ricolme di gente. Ha convinto il sindaco di Capri, Marino Limbo, a inviare una lettera al prefetto di Napoli, ai vertici delle forze dell'ordine, al comandante provinciale dei carabinieri e al questore, per chiedere che nei fine settimana che verranno si possa aumentare il contingente presente sull'isola di forze dell'ordine. La richiesta di più agenti serve a poter monitorare la situazione, ha spiegato Limbo, e tenere sotto controllo non soltanto gli sbarchi, ma anche le stradine del centro. Intanto il governatore della Campania, De Luca, continua a programmare la fase autunnale dell'emergenza. Per il numero uno di Palazzo Santa Lucia è importante non farsi trovare impreparati. La programmazione che stiamo facendo noi da febbraio in poi è calibrata sulla ipotesi sempre più grave. Quindi tutto quello che noi programmiamo lo facciamo tenendo conto dell'ipotesi più grave. Poi lavoriamo ovviamente perché questo non accada. Ma se vogliamo fare una programmazione seria ed essere come siamo stati all'avanguardia in Italia nel combattere il Covid, dobbiamo essere un passo avanti anche rispetto a possibili criticità.